Ciao ragazzi e bentornati qui su Basement Tech. Oggi abbiamo tra le mani il nuovo Mac Mini con M2 Pro. Con qualche giorno di ritardo secondo la nostra tabella di marcia, perché Amazon stavolta ha toppato, ce l'ha mandato un giorno in ritardo, quindi ci ha sbomballato tutte le cose che dovevamo fare, ma non importa. Oggi comunque lo proveremo insieme. Andremo ad unboxare questa bestia, la montiamo, settiamo tutto quanto, dopodiché faremo i primi test veloci, quindi proviamo un paio di cosette per vedere come se la cava, ma poi il grosso, diciamo, dei test li vedrete in un altro video. Finché vi racconto un po' di cose di questo Mac, intanto lo spacchetto. Una scatola nella scatola. È una matriosca. Olla. Scatola Apple, sempre molto fica. Ma comunque, in realtà, non voglio tanto parlarvi dell'unboxing, cioè qua dentro ci saranno le solite due o tre cose. Diciamo che le cose interessanti sono che, se non lo sapete, Apple da poco ha lanciato questa nuova linea di Mac Mini con M2 e versione con M2 Pro. Prima volta che si vede un upgrade del genere su un Mac Mini. Cioè questo, versione con M2 Pro, sulla carta dovrebbe essere una piccola bomba. Poi capiremo se questo è vero, però intanto sulla carta, ripeto, dovrebbe essere veramente una bomba. Me lo aspettavo più piccolo. In realtà è un bel mattoncino. Però è sottile, freddissimo. No, perché lei poi fa le cose così belle? Cioè, allora, togliamo un po' di cosette. Come potete vedere, a livello di design è rimasto esattamente il Mac Mini dell'anno scorso e degli ultimi 5 anni, penso, che non abbiano aggiornato. L'unica cosa che cambia a livello di hardware esterno sono due porte Thunderbolt in più, ma solo nella versione con l'M2 Pro. Quindi la versione con l'M2 normale in realtà ha comunque sempre solo due porte Thunderbolt. Per il resto veramente è sempre la stessa cosa. Questa è la versione di base con l'M2 Pro, quindi vuol dire che ha un costo di 1579 euro, quindi con M2 Pro 16 giga di RAM e 500 giga di archiviazione. La versione base invece adesso arriva a costare 729 euro, quindi veramente poco, con però 8 giga di RAM e M2. Se volete sapere un po' di più della lineup, appunto, dei nuovi Mac Mini, vi lascio qua sopra il video che abbiamo fatto alla presentazione, così vi fate un'idea un po' più chiara. Diciamo che questo qui è la versione, secondo me, che potrebbe fare comodo per qualcuno come noi, cioè che ha un piccolo studio, magari grafico o videomaker o fotografo, e ha bisogno di un PC, diciamo, per cominciare a fare le cose seriamente. Per tutti gli altri, quindi per un uso domestico o da ufficio normale, probabilmente la versione da 729 euro già è una cannonata, e anzi sono curioso di provare anche quella prima o poi. Chi lo sa, magari la proveremo. Altra cosa importante di questa versione è che finalmente possiamo avere la memoria RAM fino a 32 giga, cosa che potrebbe tornare utile nel caso, appunto, di video editing, magari After Effects o comunque programmi di render 3D, anche se secondo me l'M2 Pro in questo caso potrebbe essere un po' tirato. Comunque qualche giga di RAM in più non fa mai schifo, soprattutto per un uso professionale. Finalmente qui abbiamo anche supporto fino a 3 monitor in 4K a 60 Hz, oppure un unico monitor 8K. Non so chi usa il monitor 8K, però 3 monitor 4K sicuramente possono fare molto comodo. Un'altra cosa che mi ha gasato molto di questo nuovo M2 Pro è che sulla carta sembrerebbe addirittura più potente dell'M1 Max. Sono sicuro che poi nell'utilizzo reale non sarà così, però su Geekbench e Cinebench ha fatto punteggi più alti dell'M1 Max, il che fa sperare, insomma, diciamo che la potenza di calcolo c'è. Poi secondo me l'M1 Max come architettura è studiata in modo diverso, abbiamo un'architettura pensata per tutto il discorso video editing, render 3D, quindi ci sono dei core o comunque delle parti del processore che sono dedicate a task che su questo M2 Pro in realtà non ci sono, o se ci sono, sono meno. Quindi se sulla carta comunque parliamo di maggiore potenza di calcolo dell'M1, almeno secondo Geekbench, in realtà poi sono sicuro che nell'utilizzo reale non sarà così, però la cosa mi mette molta speranza, quindi sono veramente curioso di provarlo. A questo punto io direi che lo monto, sistemo tutto quanto, faccio una piccola postazione e vado a testarlo con un po' di cose. Lo proverò con Premiere Pro, quindi un po' di video editing, poi lo provo con Photoshop e Lightroom, ci buttiamo dentro anche un progetto di After Effects, anche se con 16 giga di RAM secondo me non ce la farà, però proviamolo e vediamo un po' come se la cava così su due piedi. Quindi andiamo a montare il tutto.
finita la configurazione del Mac, ho scaricato tutte le app che mi servono, quindi della suite Adobe, per provare. Qui ho i miei progetti da testare, quindi direi di cominciare con Premiere, che è quello che mi interessa in realtà di più. E che Dio ce la mandi buona. La timeline diventa rossa. E già questo non è un buon segno, però... Difatti non funziona. Niente da fare. Abbiamo piantato subito. Gesù. Mi sono preso un po' di tempo per fare qualche prova in più, un po' più approfondita, perché devo dire che forse all'inizio sono partito un po' con il piede sbagliato. Devo essere sincero, inizialmente sono rimasto un po' deluso. Probabilmente la mia delusione è stata data più che da fattori, diciamo, oggettivi, da fattori soggettivi. Guardando tanti video su YouTube, tanti YouTuber che hanno lodato un sacco questi computer, ho visto tanti video anche con l'M1 Pro in cui appunto venivano elogiati, si diceva che si poteva fare un po' di tutto a livello video, riuscivano a fare tante cose. In realtà, ragionandoci bene, tutti questi video che ho visto sono stati fatti da YouTuber, ma persone che di lavoro probabilmente fanno gli YouTuber, quindi il tipo di video che devono fare è il video per YouTube. I progetti che ho dato in pasto a questo computer sono ben più pesanti e più complessi di un qualsiasi video di YouTube, tant'è che riprovando con cose un po' più alla sua portata, quindi con i video che effettivamente facciamo su YouTube, lavorarci su questo è stato una figata, in realtà è andato liscio come l'olio. Quello che facciamo noi per lavoro, diversamente da quello che facciamo su YouTube, sono cose molto più complesse, molto più pesanti e molto più complicate. Con il tipo di workflow che abbiamo noi, questo computer non è stato diverso da quelli che usiamo solitamente, quindi con delle limitazioni. È stato magari meglio sotto certi aspetti, peggiore su altri aspetti, per esempio After Effects, probabilmente per colpa dei 16 GB di RAM, qui siamo riusciti a fare ben poco. Su Photoshop la situazione è stata perfetta e fantastica, su Premiere invece è un po' il limbo, cioè abbiamo avuto prestazioni un po' altalenanti. Per certi versi è meglio dei PC che usiamo normalmente, per altri versi è peggio, dipende da vari fattori, probabilmente, ripeto, anche la RAM, oltre che su After Effects, anche su Premiere sicuramente incide, dipende molto appunto da quello che gli dai da fare. Una cosa però che mi è piaciuta e mi ha stupito è stata che qualsiasi progetto su cui ho lavorato, nonostante su alcuni avesse qualche problema, perché ovviamente erano cose pesanti, in realtà la responsività del sistema e la responsività di Premiere su questo tipo di sistema, quindi su macOS, è nettamente migliore che su qualsiasi dispositivo di Windows che io abbia mai provato. Con questo mi riferisco alle operazioni appunto di navigazione all'interno del programma, in particolare lo scrolling della timeline su questo dispositivo è incredibile. Qualsiasi sia il progetto, comunque, anche se alla fine fa fatica magari a gestirlo in tempo reale, lo scrolling è una cosa incredibile. Quindi rispetto a un PC Windows questo decisamente vince. Quindi sono rimasto deluso fondamentalmente perché ero partito con delle aspettative decisamente e oggettivamente troppo alte. Cercando una conclusione sensata, per chi è questo tipo di Mac Mini? Io direi che sarebbe perfetto per il professionista che deve cominciare. Se noi avessimo potuto avere tra le mani 5 anni fa una macchina del genere quando abbiamo cominciato, sarebbe stata una cosa incredibile. Poi chiaramente più si migliora, più diventano complicati i progetti a cui si lavora, più questo comincia a diventare stretto. Però diciamo che una cosa positiva sui Mac è anche che la rivendita alla fine è sempre semplice e non si perdono troppi soldi, quindi potrebbe veramente essere ottimo come base per iniziare, farselo durare un paio d'anni, 3 anni, a quel punto rivenderlo e magari passare a qualcosa di più performante, senza rimetterci troppi soldi. Ora mi rimangono 2 cose da fare. Primo sarà un confronto con un Mac Studio, quindi capire la differenza tra i due e se effettivamente quegli 800 euro in più possono fare la differenza che io spero possano fare. Soprattutto capire se un Mac Studio potrebbe essere abbastanza per noi, perché a questo punto un po' il dubbio mi rimane. Seconda cosa sarà fare un altro video dedicato a questo Mac Mini, però utilizzandolo un po' più tempo, nel senso che ora l'ho utilizzato 2 giorni con quello che sono riuscito a fare, gli ho dato in pasto di tutto, ora voglio utilizzarlo come macchina da tutti i giorni. Quindi in particolare stiamo preparando un piccolo corto che verrà completamente montato su questa macchina per capire fino a dove può arrivare. Quindi riuscire ad avere un quadro chiaro di quali sono effettivamente
chiaramente i suoi limiti nell'utilizzo quotidiano. Ovviamente per quanto riguarda il video editing, che comunque, diciamo, è un buon parametro per capire le sue potenzialità reali. Per non perdervi il prossimo video, mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche. Se questo video vi è piaciuto, ricordatevi di lasciare un bel like e noi ci vediamo alla prossima, sempre qui su Basement Tech. Sogni e speranze che se ne vanno così in fumo. Come fa la gente che deve dire che vanno bene? Cosa fa la gente con questi computer? Niente. Non fai videomaker? Fanno finta?